Gli Anelli del Potere, è riuscita a fare 100? Un momento però, prima di parlarne ricordate di iscrivervi a Everyday Plus e non dimenticate di attivare la campanella di avvisi così non vi perdete tutti i nostri video. Siamo tornati a casa, ma aspettate un momento, casa? Forse in apparenza, i simboli, i luoghi, la musica. Siamo tornati nel posto che diventerà casa, ma non l'è ancora. Perché ora giustamente è qualcosa di diverso ma uguale, qualcosa che si sta plasmando. Un racconto attorno al fuoco mentre le lucciole sono letteralmente lanterne. Un inizio gravoso che si porta dietro oneri e onori. Un inizio che ci porta con lui, proprio come fanno le prime due puntate del Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. Prime due puntate che ho avuto la possibilità di vedere al cinema in anteprima. Ecco, anteprima e cinema sono due parole imprescindibili per queste due puntate. Due termini che racchiudono tanto e sono pronti a raccontarlo pian piano. Come le storie di un tempo che colano lente riempiendo le crepe nel legno. Quelle storie pronte a restare, che si innestano sopra un altare immortale dal quale sboccia un frutto fatto di resina, che siamo già pronti ad ammirare in tutte le sue incredibili sfaccettature. Allora, due puntate sono ovviamente poche per dare un parere completo, però possono essere già abbastanza per un po' di cose. In primis lo sguardo, che dal particolare di una foglia vola all'universale dei paesaggi di Tolkien. Perché, bisogna dirlo, gli Anelli del Potere a livello visivo è tutto quello che avremmo voluto. Una vera e propria maestosità su tela che fa scaturire un primo cortocircuito, però positivo. Cioè il fatto che a questo prequel il piccolo schermo sta davvero stretto. E infatti vederlo al cinema a me ha riportato un po' all'anno scorso quando tutta la trilogia di Peter Jackson è appunto ritornata in sala. Perché il respiro di questa serie, almeno di queste prime due puntate, è proprio da grande, anzi grandissimo schermo. Per solcare le vallate nel cielo o stringersi assieme sotto le montagne. Il comparto produttivo è fin da subito perfetto. E questo ci dà la prima tranquillità sul fatto che sì, si vede lo sforzo che Amazon Prime Video ha fatto per questa serie. Una volontà di rendere tutto tangibile come il Jackson della prima trilogia. E allo stesso tempo sfruttare però la CGI senza abusarne, come un po' era successo nell'Hobbit. Già in queste prime due puntate si respira grandezza, quella voglia di alzare gli occhi al cielo e vedere cosa c'è oltre. Perché al momento il mondo degli Anelli del Potere è in uno stato di calma apparente. Un nemico gigantesco è stato sconfitto, ma un suo adepto scivola nell'ombra ed è pronto a tornare a colpire. Tutto quindi è sull'orlo di un grande precipizio di cui non si conosce il fondo, ma lo si può percepire. Anzi, solo poche persone riescono a farlo ascoltando quella vocina interiore che è impossibile da scacciare. Una di esse è proprio Galadriel, che preferisce allontanarsi dal proprio gruppo di appartenenza per perseguire ciò che ritiene giusto. Ecco, Gli Anelli del Potere è un racconto di singole entità pronte a rompere gli schemi. Personaggi pronti a partire da soli, lasciando indietro anche la casa natia. Questo perché il destino chiama, anche quando tutto sembra suggerire il contrario. Da Galadriel fino alla Pelopie di Nori, tutto in questi personaggi risuona in canti di ribellione, di barriere battute, di volontà di mettersi sulla punta dei piedi e guardare al di là del proprio muro. In un mondo che però appare già molto più diviso rispetto alla trilogia di Peter Jackson. Un mondo dove la diffidenza verso il prossimo è davvero l'unica costante fra i popoli. Ecco, questi primi due episodi che abbiamo visto in anteprima sono diretti da Juan Antonio Bayona, già regista del delizioso, secondo me, 7 minuti dopo la mezzanotte, ma anche di The Impossible, del secondo capitolo di Jurassic World. Ecco, il cineasta spagnolo dimostra di saper lavorare benissimo con i personaggi, riuscendo a stare molto vicino ai singoli attori e valorizzandone le espressioni. Forse, se c'è una cosa che deve ancora un pelo perfezionarsi, nella sua visione è l'universale epico delle battaglie. È un po' più cura nello scontro all'arma bianca, ma ripeto, siamo solo alle prime due puntate. E infatti in questi primi due episodi abbiamo visto solo un piccolo assaggio di tutto ciò. Perché Bayona si inserisce alla perfezione in quel mood, alla Peter Jackson, senza diventarne però una sterile imitazione. Anzi, parte dal particolare e svela questa vecchia nuova terra di mezzo, pezzo dopo pezzo. Un frammento alla volta, pronto a unirsi ed esplodere in un'epica fantasy che già potrà dettare le nuove regole della serialità televisiva contemporanea. Una serialità che non si limita al suo schermo, ma guarda sempre un po' più in alto. Ecco, queste sono un po' le mie impressioni dei primi due episodi degli Anelli del Potere. Due puntate visivamente imponenti. E come dicevo, pensate davvero per un'esperienza cinematografica più totalizzante possibile. Siamo in un ritorno a casa uguale ma diverso che riesce a smarcarsi da Peter Jackson senza però dimenticarlo mai. Queste due prime puntate sono infatti un grande prologo di quello che verrà. Un prologo oltretutto che secondo me fa una cosa molto importante, cioè allinea i pezzi della scacchiera per una partita che dovrà durare tanto nel tempo. Perché deve dare ampio respiro a un mondo fantasy enorme che è già lì che brucia sotto la superficie ed è pronto a esplodere e a eruttare. Io devo essere onesto, non vedo l'ora di potermi gustare le prossime puntate e finire questa serie. Sono felicissimo di aver visto queste due puntate al cinema e davvero aspetto le prossime con grande trepidazione. Spero di avervi incuriosito con queste prime impressioni e adesso vi chiedo la vostra, state aspettando questa serie? Quando la guarderete? La guarderete in contemporanea, aspetterete il giorno dopo, non la guarderete? Ditemi un po' la vostra. E ditemi anche cosa ne pensate di questo mio racconto. A questo punto, come al solito, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale e ci diamo appuntamento al prossimo video. Magari parlando ancora un po' degli Anelli del Potere. Ciao belli, alla prossima!